Giovanni, ci deve essere stato un problemino di comunicazione, capito? Non ho capito, scusa, cosa significa? Non è colpa mia, io non mi posso proprio permettere di perdere tutti quei soldi, te lo dovevo dire, lo so. T'ho già spiegato che questa è una roba temporanea. Sì, ma lo so, ma allora magari possiamo trovare un accordo tra di noi, no? Accordo cosa? Non capisco. A me basta rientrare, andare pari patta, Giova. Ma cos'è pari patta? Partita a scopa, no, dai, no, no, senti cosa ho pensato, ho avuto un'idea bellissima, dai. Io te la dico, poi mi dici. Sì. Tu mi ridai tutto il mio investimento iniziale, no? Poi quando il titolo cresce, perché cresce, no? Ma l'hai detto tu che ti tieni tutto tu, Giova. Anche se vanno alle stelle, Dino, gli interessi. Dino, stai calmo, non funziona. Una roba tra me e te, Giova, in nome della nostra bellissima amicizia, dai, ci Dino, puoi stare, no? Non funziona così. Giova, ascolta. Quei soldi lì sono tutto quello che ho. Anzi, guarda, non avevo neanche quelli, va bene? Cosa stai dicendo? Io non riesco a seguirti. 700.000 euro che hai investito, dove li hai presi? Dove li ho presi? Ho chiesto un prestito in banca, no? Ma le norme del contratto te le hanno lette o no? Guarda che se tu hai dichiarato il falso, sta roba qui si chiama frode. Frode addirittura, io a te poi, Giova. Con tutto il rispetto, l'ammirazione e permettimi anche l'affetto sincero. Poi ci sono anche i ragazzi. Ma così ragazzi? Ragazzi cosa? Senti, Dino, la facciamo così. Chiudiamo questa spiacevole conversazione. Le vent se leve. Riportata. Che cazzo ne so, io ho lasciato le chiavi nel cruscotto, ci avranno pensato i crosetti. Allora, chi l'ha portata sta benedetta macchina? Le venisce a San Cristofano a guidare lui, San Cristofano. Il faut tenter de vivre. Bentornati ad una nuova puntata di Le Vents se lèvent. Oggi parliamo di diritto alla vita, ma forse facciamo un po' di polemica anche noi, ce ne sono state tante di polemiche legate soprattutto all'ambientazione di questo film, che è l'ultimo lavoro di Paolo Virzì, che ha appena fatto incetta di premi sia ai Nastri d'Argento che ai David di Donatello. Secondo me ai David ne avrebbe dovuti vincere anche qualcheduno in più, perché è un vero e proprio capolavoro sia per gli amanti della filmografia di Paolo Virzì, ma anche per quelli che normalmente non apprezzano particolarmente il suo linguaggio cinematografico, proprio perché lo ha completamente stravolto. Ha fatto un film completamente diverso dal solito, dove riesce in realtà a raccontare, a dare un'immagine di un'Italia della crisi, piena di personaggi senza scrupoli che ci sono, che esistono. La cosa strana è che questo film è tratto da un libro che porta lo stesso titolo, ovvero Il Capitale Umano, che però è ambientato in Connecticut. Il libro è di Stephen Amidon ed è edito da Mondadori. Per chi lo volesse leggere, ha sicuramente molta più ricchezza di particolari rispetto al film di Paolo Virzì. Però, come vi dicevo, la cosa particolare è questa: il film di Virzì è ambientato in Italia, anzi è ambientato in Brianza. È la prima volta che Virzì si avventura in questa fredda regione, e lo fa in un inverno bianco, gelido, che ricorda forse un po' anche le ambientazioni dei film dei Coen, e lo fa prendendo a prestito un linguaggio cinematografico visto e rivisto sicuramente, ma che quando è utilizzato nel migliore dei modi, come in questo caso, fa sempre la sua porca figura, scusate la parola. E che cosa fa Virzì? Virzì ci racconta una storia che è un thriller. Alla base di questo c'è un uomo che è stato investito durante la notte, qualche giorno prima di Natale, e non si sa da chi. Attorno a questa vicenda ci sono diversi personaggi, sono due le famiglie coinvolte in questa storia, una famiglia ricchissima il cui capofamiglia è eccezionalmente interpretato da Fabrizio Gifuni, completamente fuori dai canoni dei personaggi standard che solitamente interpreta, mentre dall'altra parte il capofamiglia è Fabrizio Bentivoglio, anche lui completamente inedito in questa veste, entrambi eccezionali. Il cast è stellare da tutti i punti di vista, infatti
come vi dicevo, ha fatto davvero incetta di premi assolutamente meritati. Il personaggio interpretato da Giffuni è uno squalo, è un broker, è un uomo assolutamente senza scrupoli, lo si vede anche nel rapporto in famiglia. Virzì riesce a dare delle tratteggiate di colore, delle pennellate talmente raffinate che però riescono a darci un'intensità drammatica veramente, veramente incredibile. Riusciamo a conoscere, a capire tantissimo dei personaggi davvero da poco, da un'inquadratura, da uno sguardo. In questo veramente bisogna dare atto della maestria di tutte le persone che hanno contribuito a realizzare questo film. Dall'altro Fabrizio Bentivoglio è un immobiliarista che sta fallendo, che ha un sacco di problemi economici e che, come purtroppo tanto spesso capita, fa il passo più lungo della gamba e finisce in mano a persone con cui molto probabilmente non dovrebbe avere a che fare. In tutto questo c'è anche la storia dei due ragazzi, dei figli di questi due uomini, un ragazzo e una ragazza, che inizialmente hanno una storia, ma che poi insomma vedono cambiare tantissimo le cose. Parte della colonna sonora, anzi quasi tutta la colonna sonora, è stata scritta da Carlo Virzì. Io purtroppo non ho trovato nulla di Carlo Virzì da potervi far ascoltare. In sottofondo sentite una parte dell'Inverno delle quattro stagioni di Vivaldi. Il brano che invece vi faccio ascoltare dalla colonna sonora è dei The Jackass of Oz Farm e si intitola I'm Sorry. Non ti somiglia molto, ma che io faccio tutto un po' più brutto. Yesterday all my day has gone by to see and I'm satisfied. I know you're there waiting me home, but I know the one of your photograph, but I know the same of your photograph. And all the time you would say I'm tired, now you know I don't have an excuse. I know you try to fill up my hole. Il ritratto che mi hai fatto era bello crudele, però c'è beccato. Io me lo sono appeso in camera e me lo guardo tutti i giorni, così pensa quanto sono stronza. Niente, volevo solo dirti questo, ciao. Like nothing.
smettiamo anche di frequentarci, eh? Non ci siamo proprio mai visti. Mai. Jackie O's Pharma erano queste. Torniamo invece a Vivaldi. Stiamo parlando ancora del capitale umano di Paolo Virzì e avete sentito inserite anche le voci di altri due dei protagonisti, due giovanissimi, due tra le tre scoperte eccezionali del regista. Di che cosa parliamo oggi qui a Le Vins et Lèvres? Qual è il diritto di cui parliamo? Il diritto è quello a sperare in una vita migliore, ma possibilmente senza calpestare gli altri, come purtroppo succede sempre più spesso. Siamo in un paesino della Brianza dove c'è un'enorme disparità tra le immense, le grandissime ville di chi è riuscito a fare la fortuna sulla rovina del paese, come dice a un certo punto la moglie del personaggio interpretato da Gifuni. Avete scommesso sulla rovina di questo paese e avete vinto. Questa è una delle frasi più importanti che ci racconta forse davvero tutto il film. Vi ho detto ha vinto un sacco di premi, vediamo allora: Davide Donatello, miglior film, miglior sceneggiatura, miglior attrice protagonista a Valeria Bruni Tedeschi, davvero eccezionale, miglior attrice non protagonista Valeria Golino, miglior attore non protagonista Fabrizio Gifuni. Avrebbe dovuto vincere secondo me anche il premio come miglior attore protagonista Fabrizio Bentivoglio, perché è stato fantastico. Miglior montaggio, miglior sonoro e tutte le altre nomination come miglior regista, che invece si è portato a casa Sorrentino. Per nulla togliere a Sorrentino, però insomma secondo me non c'era assolutamente paragone. Nastri d'argento invece, miglior regista, miglior sceneggiatura, miglior attore protagonista, in questo caso sia a Gifuni che a Bentivoglio, meritatissimi. Miglior scenografia, miglior montaggio, miglior sonoro, impresa diretta. E premio Guglielmo Biraghi a Matilde Gioli, che interpreta la giovane figlia di Bentivoglio. Globo d'oro per il miglior film, Chuck d'oro come miglior regista, miglior attrice protagonista sempre a Valeria Bruni Tedeschi, scusatemi, sto perdendo completamente la voce. Poi miglior sceneggiatura, miglior montaggio anche al Tribeca Film Festival, dove era l'unico film italiano in concorso. Valeria Bruni Tedeschi ha portato a casa il premio come miglior attrice. E al BFest, al Bar International Film Festival, premio Mario Monicelli come regista del miglior film, premio Luciano Vincenzoni per la migliore sceneggiatura, premio Vittorio Gassman a Fabrizio Gifuni come miglior attore protagonista, premio Alida Valli a Matilde Gioli come miglior attrice non protagonista e premio Roberto Perpignani a Cecilia Zanuso per il miglior montaggio. Premi assolutamente tutti strameritati, forse particolare, un altro particolare da raccontare sono le polemiche che ci sono state. Vi dicevo che questo film è molto diverso davvero da tutti gli altri film di Virzì, è molto duro. C'è l'ironia che siamo soliti trovare nei film del regista toscano, ma è un'ironia completamente diversa. A un certo punto lui stesso dice: vi sembrerà in certe scene di sentire sogghignare il regista, ed è vero, non è un'ironia, non si ride, si sorride, sono risate amare, risate cattive forse. Questo un po' ha infastidito qualche politico brianzolo che ha detto: vabbè, ma perché dovete raccontarci così come siamo? In realtà è ovvio, come si dice, un regista, un narratore sceglie anche un paesaggio, una zona, un luogo che può essere caratteristico, che può essere rappresentativo. Io credo che non avrebbe potuto scegliere di meglio. Sono ancora stupita del fatto che dall'America all'Italia il passo sia stato così breve. Questo è un film che racconta assolutamente la situazione di oggi, non fortunatamente in tutti gli ambiti, ma sicuramente in qualcuno sì. Ci racconta personaggi che esistono, ci racconta speranze che ci sono, ci racconta delusioni che purtroppo molti hanno dovuto vivere,
Il mio consiglio, sicuramente quest'estate lo troverete in qualche arena estiva un po' dappertutto, quindi è quello di andarlo a vedere. Intanto vi ricordo che il blog che questa puntata sarà presto disponibile sul blog deborissima.wordpress.com. Ringrazio Radio Diritto Zero per avermi dato l'opportunità di parlare ancora una volta di cinema eccezionale, e ve lo consiglio. Oggi abbiamo parlato del Capitale Umano di Paolo Virzì. Ci sentiamo la settimana prossima. Grazie per aver partecipato. Le vent s'élève. Il faut tenter de vivre.